La Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, affiliata IALE, cioè l'associazione internazionale che si occupa di ecologia del paesaggio, ha promosso e sta promuovendo l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio che è stata presentata a Firenze nel 2000. È un passo avanti molto importante, è un passo avanti che definisce un po' quelli che sono gli scenari su cui operare a livello nazionale riguardo il problema e il concetto di paesaggio. Valorizzare questi ecosistemi, valorizzare il nostro paesaggio significa dare corpo alle necessità e ai bisogni delle popolazioni che in questi paesaggi vivono e dà merito a questi paesaggi che sono i custodi della biodiversità, che sono i custodi di queste meravigliose risorse che il nostro territorio nazionale ci offre. Parlo di risorse perché pensate al grande problema dell'acqua, queste montagne e queste colline sono i custodi di questo patrimonio e in maniera, ribadisco, gratuita offrono, producono questi servizi. Pensate oltre all'acqua alla fissazione di anidride carbonica, pensate alla produzione di ossigeno, pensate al mantenimento del suolo, tutti questi servizi, tutte queste funzioni diventano servizi nel momento in cui sono utilizzate da un organismo e l'organismo uomo utilizza in maniera sconsiderata questo tipo di risorse. Per cui la Società Italiana di Ecologia del Paesaggio sta proprio lavorando su questi aspetti a largo spettro, sia da un punto di vista progettuale che da un punto di vista della pianificazione. Sta cercando di divulgare questi concetti perché è importante riuscire a dare spazio al ruolo delle comunità, al ruolo delle persone che mantengono un paesaggio funzionale, che produce acqua di buona qualità, che produce aria di buona qualità, che produce tutta quella serie di servizi che sono fondamentali e che diventano custodi di una biodiversità di grande importanza e di grande significato per la qualità della vita dell'uomo. Okay.